Immaginate per un momento di trovarvi sulla cima di una montagna che avete scalato con fatica e determinazione, superando ogni tipo di ostacolo. Anni di sacrifici, di sogni inseguiti, di obiettivi raggiunti. Guardate il panorama intorno a voi, tutto sembra perfetto. Eppure, dentro di voi, avvertite qualcosa di strano, qualcosa che sfugge al controllo. Una sensazione che, nonostante il sole splendente all'orizzonte, vi suggerisce che qualcosa di oscuro si sta avvicinando. È un'ombra che si insinua lentamente, ma inesorabilmente, dentro di voi. Questo è l'inizio di quella che gli antichi mistici chiamavano la notte oscura dell'anima. Un'esperienza intensa, profonda, a tratti devastante, ma che porta con sé il potenziale per una trasformazione straordinaria. Non è solo un periodo di difficoltà o di confusione, è molto di più. È un passaggio obbligato che ogni anima deve attraversare per evolversi, per scoprire la sua vera essenza, per ascendere a un livello di consapevolezza superiore. Ma questa trasformazione non avviene in modo casuale. Prima che la notte oscura cali del tutto, ci sono dei segnali, dei presagi che l'anima avverte come sussurri dal profondo. Ignorarli significa ritardare il proprio percorso, ascoltarli invece significa prepararsi a una rinascita. Questa notte oscura non è altro che una tappa cruciale nel viaggio della vita, un viaggio che non è sempre lineare e che spesso ci porta a confrontarci con le nostre paure più profonde, con i nostri limiti, con tutto ciò che abbiamo cercato di evitare. Tuttavia, è proprio in questi momenti che l'anima trova la sua vera forza, la sua vera luce. E, paradossalmente, è nell'oscurità che scopriamo chi siamo realmente, al di là delle maschere, delle illusioni, dei ruoli che abbiamo interpretato fino a quel momento. Ma come possiamo prepararci? Come possiamo riconoscere i segnali che ci indicano che la notte oscura sta per arrivare? Oggi, attraverso questo viaggio, vi guiderò a riconoscere i tre presagi che annunciano questo momento. Tre campanelli d'allarme che non devono spaventare, ma piuttosto motivare e illuminare il vostro cammino. Il vostro compito non è quello di evitare l'oscurità, ma di attraversarla con consapevolezza, sapendo che dall'altra parte vi attende una versione nuova, più autentica, più luminosa di voi stessi. Vi invito a seguirmi in questo percorso, ad ascoltare con attenzione questi segnali, a prepararvi per ciò che verrà. Non è un viaggio facile, ma è un viaggio necessario. È il viaggio dell'anima verso la sua piena realizzazione. Se vi sentite pronti ad affrontarlo, se sentite che è arrivato il momento di dare un senso più profondo alla vostra esistenza, allora questo è il luogo giusto per voi. Restate con me, perché insieme esploreremo i segreti di questa trasformazione. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi episodi di Whispers of Wisdom. Attivate la campanellina per ricevere tutte le notifiche e lasciate un like per supportarci in questo percorso di crescita e consapevolezza. Siamo qui, insieme, per affrontare e superare la notte oscura dell'anima e per emergere, alla fine, più forti e più luminosi che mai. Il primo presagio, l'inquietudine silenziosa. L'inizio della notte oscura dell'anima si manifesta spesso attraverso un'inquietudine silenziosa, una sensazione sottile ma inesorabile che si insinua nelle pieghe della quotidianità. Questo primo presagio non si presenta con clamore, ma con la delicatezza di un sussurro che, giorno dopo giorno, diventa sempre più difficile ignorare. È una sensazione che si insinua nelle ore più quiete della notte, quando il mondo dorme e la mente si trova sola con i suoi pensieri. Ti accorgi che qualcosa non va, ma non riesci a definirlo. Tutto intorno a te sembra immutato. Le stesse routine, le stesse persone, gli stessi luoghi, eppure qualcosa è cambiato dentro di te. Questa inquietudine non è semplicemente ansia o stress. Non è nemmeno una comune insoddisfazione per la vita quotidiana. È un segnale più profondo, che tocca le radici stesse della tua anima. È come se una parte di te iniziasse a svegliarsi da un lungo sonno, rendendosi conto che c'è di più di ciò che hai sempre conosciuto e vissuto. Le passioni che un tempo ti alimentavano, che ti davano energia e scopo, iniziano a perdere il loro splendore. Ti accorgi che, nonostante tutti i traguardi raggiunti, c'è un vuoto che nulla sembra poter colmare. È un'inquietudine che non ha un'origine chiara, che non si collega a un singolo evento o a una situazione specifica. Semplicemente, è lì, come un'ombra che segue ogni tuo passo,
che ti osserva da lontano e che lentamente avvolge i tuoi pensieri. Spesso si manifesta come un senso di disconnessione, come se il mondo esterno non fosse più in sintonia con il tuo mondo interiore. Ti trovi a interrogarti sul senso di ciò che fai, sul significato delle tue scelte, sulla direzione che la tua vita ha preso. Questa inquietudine, per quanto destabilizzante, è un dono prezioso. È il richiamo dell'anima che cerca di portarti oltre la superficie delle cose, oltre il velo delle apparenze, per spingere a cercare una verità più profonda. È il segnale che il tuo spirito è pronto per un cambiamento, per un'evoluzione, per una rinascita. Ma questo richiamo richiede ascolto, richiede il coraggio di fermarsi e di guardarsi dentro con onestà. Richiede di abbracciare il disagio, di accettare che ciò che una volta ti dava sicurezza ora non basta più. L'inquietudine silenziosa è il preludio a una trasformazione che ti porterà a scoprire aspetti di te che non sapevi esistessero. È l'inizio di un viaggio che ti spingerà a lasciare ciò che è familiare per avventurarti in territori sconosciuti, ma necessari per la tua crescita spirituale. Non si tratta di abbandonare tutto ciò che conosci, ma di guardarlo con occhi nuovi, di trovare un nuovo significato, una nuova direzione. Questo primo presagio ti prepara a un confronto con te stesso che, sebbene difficile, è essenziale per il tuo percorso. È il momento in cui la tua anima inizia a chiedere di più, a spingerti verso una maggiore consapevolezza, verso una vita che rispecchi realmente chi sei. E, anche se può sembrare una fase di smarrimento, è in realtà l'inizio di qualcosa di molto più grande, di una trasformazione che ti porterà a scoprire la tua vera essenza. Mentre ti immergi in questa fase di inquietudine, ricorda che non sei solo. È un cammino che molti hanno intrapreso prima di te e che ti porterà, passo dopo passo, a una maggiore comprensione di te stesso e del mondo che ti circonda. Questo viaggio non è solo un percorso di crescita, ma un risveglio, un ritorno a casa, alla parte più autentica e profonda di te. Il secondo presagio, il vuoto interiore. Dopo l'inquietudine silenziosa, che pian piano erode le certezze e le sicurezze che ti hanno accompagnato fino a questo punto, emerge il secondo presagio della notte oscura dell'anima, il vuoto interiore. Questo non è un semplice vuoto emozionale, né una sensazione passeggera di tristezza o malinconia. È qualcosa di più profondo, una voragine che sembra spalancarsi dentro di te, lasciando un senso di smarrimento e di perdita. È come se tutte le ancore che ti tenevano saldo al mondo fossero improvvisamente svanite, lasciando a galleggiare in un mare di incertezze. Il vuoto interiore non riguarda solo la mancanza di un senso o di uno scopo, ma si manifesta come un'assenza di connessione, come se fossi stato staccato da tutto ciò che prima ti definiva. Le cose che una volta ti davano piacere, le attività che riempivano le tue giornate, i legami che ti facevano sentire vivo, ora sembrano privi di significato. Ti trovi a vagare in un paesaggio interiore desolato, dove le vecchie certezze non hanno più alcun potere di consolarti o di guidarti. È un'esperienza disorientante, in cui ogni tentativo di riempire quel vuoto sembra vano, ogni sforzo di ritrovare ciò che è perduto, inutile. Questo vuoto è profondamente radicato nella struttura stessa della tua identità, o almeno nella percezione che hai di essa. È come se tutto ciò che credevi di essere, tutto ciò a cui ti aggrappavi per definire il tuo posto nel mondo, fosse improvvisamente dissolto, lasciandoti con la sensazione di non sapere più chi sei. Non è solo una perdita di direzione, ma una perdita di identità. Tutto ciò che una volta ti sembrava solido e certo, adesso è avvolto da una nebbia impenetrabile. Ma questo vuoto interiore non è una condanna, bensì una chiamata. È il segnale che il vecchio non serve più, che sei pronto a lasciarti alle spalle ciò che non ti appartiene più, per aprirti a una nuova comprensione di te stesso. È un processo doloroso, perché ti costringe a confrontarti con la parte più fragile e vulnerabile di te, quella che hai sempre cercato di nascondere o di ignorare. Ma è proprio attraverso questo confronto che inizia la vera trasformazione. Il vuoto, per quanto temuto e respinto, è in realtà lo spazio sacro in cui può nascere qualcosa di nuovo, qualcosa di più autentico e più vicino alla tua vera essenza. È in questo vuoto che si nasconde il seme della tua rinascita. Non è un semplice abisso da attraversare, ma un terreno fertile dove puoi piantare i germogli della tua nuova identità. Questo processo richiede tempo, pazienza,
e soprattutto il coraggio di rimanere nel vuoto senza cercare di riempirlo immediatamente. Devi imparare a stare con te stesso, a sentire quel vuoto, a riconoscerlo come parte del tuo viaggio. L'esperienza del vuoto interiore è, in un certo senso, una purificazione. È il momento in cui tutto ciò che è superfluo, tutto ciò che non rispecchia più la tua verità, viene eliminato. Ciò che rimane è l'essenza, il nucleo della tua anima, libero da tutte le sovrastrutture che hai costruito nel corso degli anni. Questo vuoto è il portale attraverso cui passerai per emergere in una nuova forma, più consapevole, più allineata con chi sei realmente. Accettare questo vuoto è il passo necessario per poter rinascere. È solo quando abbandoni il bisogno di riempire ogni spazio con cose, persone o esperienze, che inizi a percepire la vastità del tuo essere, la profondità della tua anima. E proprio in quel vuoto, dove tutto sembra perduto, scopri una nuova forza, una nuova chiarezza che ti guiderà nel tuo percorso di crescita spirituale. Il terzo presagio, la perdita di identità. Dopo l'inquietudine che ti ha scosso e il vuoto che ha avvolto il tuo essere, la notte oscura dell'anima raggiunge la sua fase più intensa con il terzo presagio, la perdita di identità. Questo è il momento in cui tutte le maschere che hai indossato, tutte le etichette con cui ti sei identificato, iniziano a sgretolarsi. La tua identità, che fino a quel momento sembrava solida, definita da ruoli sociali, professionali, familiari, entra in una fase di dissoluzione. È come se ciò che credevi di essere si disgregasse sotto i tuoi occhi, lasciandoti con la sensazione di essere nudo, esposto, senza più un riferimento a cui aggrapparti. Questa perdita non è un semplice cambiamento, ma una vera e propria metamorfosi. Non si tratta di abbandonare un ruolo per assumerne un altro, ma di lasciare andare completamente l'immagine che avevi di te stesso, spesso costruita su aspettative, condizionamenti esterni e bisogni non autentici. Quella che vivi non è solo una crisi esistenziale, ma un crollo totale dell'impalcatura su cui hai basato la tua esistenza. Le certezze, le convinzioni, le abitudini, tutto viene messo in discussione e, spesso, distrutto. In questo processo può emergere una profonda sensazione di smarrimento, un senso di disorientamento che ti fa sentire come se stessi vagando in un deserto senza punti di riferimento. Non riconosci più te stesso né il mondo intorno a te. Le vecchie definizioni di chi sei e di cosa dovresti fare non hanno più valore, e con esse scompare anche il senso di sicurezza che derivava dal sapere il tuo posto nel mondo. Questo è il punto più critico della notte oscura dell'anima, perché tocca il cuore della tua esistenza. Chi sei veramente, al di là di ciò che fai, di come gli altri ti vedono, di come ti sei sempre visto? La perdita di identità è accompagnata da un senso di morte simbolica, ma non è la fine, bensì un passaggio necessario. È un processo di morte e rinascita, in cui il vecchio te stesso deve morire affinché possa emergere una nuova versione, più autentica e allineata con la tua vera natura. Questo non significa che tutto ciò che eri venga cancellato, ma che tutto ciò che non è più utile al tuo percorso spirituale viene lasciato andare. È un atto di liberazione, anche se doloroso, perché ti permette di ricostruirti su basi più solide, più vere. Attraversare questo stato di perdita richiede una profonda accettazione, la capacità di arrendersi al processo senza opporsi. Non si tratta di rassegnazione, ma di una resa consapevole, di un abbandono del controllo per permettere al processo naturale di trasformazione di compiersi. È in questo abbandono che risiede la vera forza, la capacità di lasciare che la vecchia identità si dissolva per far spazio a ciò che è destinato a nascere. Questo è il punto in cui ti rendi conto che la tua identità non è fissa, non è statica, ma è un flusso in continua evoluzione. Durante questa fase, puoi iniziare a percepire un senso di pace profonda, che emerge lentamente dal caos della perdita. È una pace che nasce dalla consapevolezza che, nonostante tutto ciò che hai perso, ciò che è essenziale non può essere distrutto. Scopri una nuova libertà, la libertà di essere chi sei veramente, senza le maschere che hai indossato per compiacere gli altri o per conformarti a un'immagine che non ti appartiene più. È qui che inizia la vera ricostruzione, non più basata su illusioni, ma su una connessione autentica con la tua essenza più profonda. La perdita di identità, per quanto dolorosa, è il portale attraverso il quale passi per emergere nella tua pienezza. È il momento in cui ti liberi dalle catene che ti tenevano prigioniero di un'immagine limitata di te stesso,
per abbracciare una visione più ampia, più vera. Questa è la fase finale della notte oscura dell'anima, quella che ti prepara a rinascere in una nuova luce, più consapevole, più forte, più allineata con il tuo scopo più alto. E quando attraversi questo passaggio, scopri che la tua vera identità non è qualcosa che puoi perdere, ma è l'essenza stessa del tuo essere, che si rivela in tutta la sua autenticità e bellezza. Dopo aver esplorato i tre presagi che annunciano la notte oscura dell'anima, è naturale sentire un misto di timore e speranza. Il viaggio attraverso l'inquietudine, il vuoto interiore e la perdita di identità è un percorso arduo, che mette alla prova ogni aspetto della tua esistenza. Tuttavia, è proprio in questa discesa nelle profondità dell'anima che si cela la vera essenza del cammino spirituale. Non si tratta solo di sopravvivere a questa fase, ma di emergere da essa trasformati, rigenerati, rinnovati. La notte oscura dell'anima è un processo di purificazione, una sorta di alchimia interiore che trasforma il piombo delle vecchie paure e dei vecchi condizionamenti in oro spirituale. È un rito di passaggio che, se affrontato con consapevolezza e apertura, ti conduce a una nuova comprensione di te stesso e del mondo. La sofferenza che accompagna questo viaggio non è fine a se stessa, ma serve a rompere le catene che ti legano a un'immagine limitata di chi sei, permettendoti di abbracciare una visione più ampia, più luminosa, più autentica. Alla fine di questa notte oscura, non sei più la stessa persona che eri quando hai iniziato il viaggio. Sei cambiato, sei cresciuto, sei rinato. Le vecchie ferite si sono trasformate in cicatrici che raccontano la tua storia, non più come segni di sofferenza, ma come simboli di forza e di resilienza. Hai imparato che la vera forza non risiede nella capacità di resistere al cambiamento, ma nella capacità di accoglierlo, di lasciarsi trasformare da esso, di permettere al vecchio di morire affinché il nuovo possa nascere. Questo viaggio ti porta a scoprire la tua vera essenza, quella parte di te che è sempre stata lì, sotto la superficie, aspettando di essere riscoperta. È un ritorno a casa, ha un senso di unità con te stesso e con l'universo. La notte oscura ti ha preparato per vivere una vita più piena, più consapevole, più in sintonia con la tua vera natura. E ora, con questa nuova consapevolezza, sei pronto per affrontare il mondo con una forza interiore che nulla può scalfire. Ricorda, questo viaggio è un dono, anche se spesso si presenta sotto le sembianze del dolore. È un'opportunità per crescere, per evolvere, per diventare la versione più autentica di te stesso. E ogni passo che compi in questo cammino ti avvicina sempre di più alla verità del tuo essere. La notte oscura è solo una tappa, necessaria ma transitoria, nel vasto percorso della tua vita spirituale. Se hai trovato ispirazione in questo viaggio, se senti che questi temi risuonano con la tua esperienza, allora sappi che non sei solo. Siamo qui per supportarti, per camminare insieme a te in questo percorso di scoperta e crescita. Iscriviti al nostro canale Whispers of Wisdom, attiva la campanellina per rimanere aggiornato sui nostri nuovi contenuti e lascia un like per aiutarci a diffondere questi messaggi di consapevolezza e trasformazione. La tua luce è destinata a brillare e noi siamo qui per accompagnarti lungo il cammino.